Buongiorno e bentornati nella redazione del Capoluogo per il nostro consueto appuntamento con il TG delle 13. Andiamo a scoprire insieme che cosa sia successo questa mattina in città e in grande apertura troviamo il ghiacciaio del Calderone. Nel pezzo della collega Eleonora Falci, infatti, andiamo nel cuore del Gran Sasso con le immagini che ci ha inviato ieri il maestro di sci Paolo De Luca. Il maestro si è recato sul ghiacciaio del Calderone proprio per vedere nel cuore del Gran Sasso le condizioni del ghiacciaio, del famoso ghiacciaio. Bellissime le immagini e i video che ci ha inviato il maestro. Ha trovato 18 gradi effettivamente e dell'acqua che scorre in questa specie di estate settembrina, come l'ha definita il maestro De Luca. In apertura troviamo l'approfondimento del collega Natal Francesco Litterio che ci porta all'interno del Consiglio regionale. In effetti il Consiglio è stato sciolto dal Presidente il 16 agosto. Il costo mensile soltanto degli stipendi dei consiglieri è di 400.000 euro, quindi la data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale diventa importante non soltanto per una questione politica, quanto e soprattutto per una questione economica. Ogni mese che trascorre, ogni mese che passa, sono spese dalla collettività 400.000 euro, quindi se dovessimo andare a votare a novembre, a ben 3 mesi dalle dimissioni, dallo scioglimento del Consiglio avremmo un dispendio di 1.200.000 euro a novembre. Se dovessimo andare a votare nel 2019, addirittura a primavera, sarebbero davvero tanti i soldi buttati a vuoto. Nuoto, l'Aquilano Olivieri è oro all'Europea di salvamento di nuoto. E Riccardo Olivieri infatti sta partecipando ai campionati europei di nuoto, specialità salvamento. In evidenza il nuotatore aquilano Riccardo Olivieri che con la staffetta azzurra ha conquistato ieri l'oro nei 4x50. A 24 a 25, Strada dei Parchi chiede un incontro con i sindaci coinvolti, diciamo, nel percorso della 24 a 25, quindi sindaci dei comuni abruzzesi e laziali che hanno aderito finora all'incontro promosso appunto dalla società concessionaria Autostrada dei Parchi. PD, ieri molto movimento nel PD abruzzese, il dimissionario, perché poi questa mattina sono arrivate le dimissioni del segretario regionale Rapino. Il dimissionario Rapino ieri pomeriggio ha inviato i nomi del nuovo coordinamento del PD per poi rassegnare le proprie dimissioni al presidente dell'Assemblea Camillo D'Alessandro. Quindi a breve dovrebbe esserci la tanto agognata Assemblea regionale del PD, che dovrebbe stabilire il nuovo segretario regionale. Il meteo di oggi è tempo stabile, come abbiamo potuto vedere, ma si attende un peggioramento già dalla giornata di domani. Per tutte le altre notizie vi rimando al capoluogo, dove troverete appunto delle mascherine rubate a pettino nei camper di residenti, il Cotugno che avrà a disposizione anche gli impianti del CUS, gli impianti sportivi, e Palazzo Picaffieri che viene riconsegnato alla città con una bellissima mostra di Vincenzo Bonanni. Per oggi è tutto, appuntamento per domani alle ore 13 con il TG del capoluogo. Buona giornata a tutti.